Benvenuti a questa edizione del telegiornale regionale di Toscana TV. Avete visto e sentito i titoli del nostro sommario. Apriamo come sempre con i numeri sulla Covid-19, numeri che preoccupano un po' alla scala nazionale ma anche a livello regionale, perché in Toscana si sono registrati più 79 casi positivi, ieri erano più 59. In Italia, vedete, il dato è abbastanza significativo, più 947 rispetto al più 845 di ieri. Per quanto riguarda la nostra regione, vediamo com'è il dato scomposto. Si registrano 15 casi in più a Firenze, poi Prato più 8, ma il dato più significativo è che in questa giornata nessuna provincia è rimasta a zero, malgrado i dati di ieri. Parleremo molto e ci occuperemo del coronavirus con molti servizi, ma apriamo con la cronaca, con un omicidio e un omicidio probabile. La notizia è giunta in tarda serata. Partiamo dall'accoltellamento alla Strassigna nei confronti di un 28enne nordafricano. I carabinieri stanno indagando per cercare di rintracciare l'assassino. La nostra apertura. È stato ucciso con una coltellata all'addome un ragazzo di 28 anni di origini marocchine con precedenti per droga. Ci troviamo alla Strassigna, precisamente a Porto di Mezzo, una zona cerniera tra le due Signe ed Empoli. A terra ci sono ancora delle tracce di sangue, è stato questo il luogo dove è stato accoltellato, poi il giovane ha proseguito, ha scavalcato un muretto ed è andato a finire in piazza Gramsci, dove anche lì sull'asfalto ci sono ancora delle tracce di sangue. E proprio ieri notte i residenti della zona hanno prestato a lui i primi soccorsi, poi è salito in ambulanza dove però poi è morto. Pensavo che fossero dei ragazzi che scherzavano, perché sentivo all'inizio urlare, così schiamazzare, e poi dopo sentivo urli sempre più forti e poi ho sentito questo che correva, perché ero lì dentro e sentivo, chiedeva aiuto, aiuto, e correva. Quindi lei ha visto questo ragazzo che è sceso dal muretto? No, l'ho visto da qui, insomma, da mezza piazza andare là. Però prima ha detto che comunque l'aveva sentito, sì, parlare, sentito, urlare, sì. Quante voci ha sentito, se posso chiedere? Tre, quattro, non so, qualcosa del genere. Com'è vivere in questa zona? Senti, io tranquillo, cioè la cittadinanza è abbastanza tranquilla, ci sta benissimo, visto che la sera vengano qualcuno a spacciare, però io non l'ho mai visto, però non c'è sempre gente, però come fa a individuare chi sono i tipi che vengono qui o no? Visto? Non c'ero, ero a casa, ho sentito stamani. Ma questa è una zona tranquilla? Porca miseria, è sempre stata tranquilla. Ieri purtroppo è successo questo casino qua e la gente è rimasta un po' colpita da questo fatto. Non ve l'aspettavate? No, no, perché non è mai successo nulla. Questi gli aggiornamenti e le reazioni sull'omicidio che si è consumato alla Strassigna, alle porte di Firenze. La seconda notizia di un altro fatto di sangue giunta in tarda serata, perché è stato scoperto per caso da un passante nella campagna di Grosseto, a poche centinaia di metri dall'aeroporto militare del capoluogo maremmano, il cadavere di un uomo con una vistosa ferita, sembra alla testa. La polizia sta ipotizzando la pista dell'omicidio. Il corpo è stato notato tra la vegetazione nei terreni ai margini della strada della Chiocciolaia, appunto alle porte di Firenze, vicino alla base aerea. Il corpo era prono a faccia in giù a una cinquantina di metri dalla strada comunale. La vittima potrebbe essere un magrebino e presenta ferite alla testa. La morte potrebbe risalire ad alcuni giorni fa. Questa è una zona, che vi dicevo, alla periferia di Grosseto, che potrebbe essere una sorta di base operativa per il traffico clandestino di droga. Naturalmente anche nelle prossime edizioni e nella giornata di domani vi daremo aggiornamenti e notizie più precise. Sul posto ci sono forze dell'ordine ed il magistrato di turno. Adesso andiamo a Montepulciano, in provincia di Siena, dove un corso di energia positiva
nascondeva al suo interno violenze sessuali, in manette il guru. Promettevano corsi per ritrovare l'equilibrio interiore e trovare l'energia positiva per vivere in armonia con se stessi, ma era solo un pretesto per infliggere violenze sessuali agli allievi sudditi di una associazione con base a Montepulciano, nel Senese. La squadra mobile di Firenze, in collaborazione con lo SCO di Roma e i colleghi della mobile di Siena, hanno eseguito gli arresti domiciliari della guida spirituale, un uomo di 46 anni di Siena. È applicato l'obbligo di dimora per la compagna, una veneta di 50 anni, ritenuta sua complice. I due avrebbero approfittato della vulnerabilità psicologica di numerose persone che li raggiungevano per apprendere presunte teorie energetiche utili a fronteggiare esperienze negative in ambito familiare, sentimentale e più in generale nei rapporti relazionali. Dietro a questi incontri sarebbero invece state compiute tra il 2016 e il 2018 violenze sessuali. Inoltre gli adepti dovevano elargire cospicue somme di denaro e lavorare gratuitamente per l'associazione e nell'abitazione dell'indagato. Al guru 46enne è stato contestato anche l'esercizio abusivo della professione medica, avendo fatto pagare visite a parenti degli adepti corsisti, familiari con patologie come asma, infarto cerebrale, ictus e nei confronti della madre di una corsista affetta da SLA. La coppia è anche accusata di aver esercitato abusivamente, senza titoli abilitativi e in violazione di legge, la professione di psicologo-psicoterapeuta, fonte di notevoli guadagni. E ancora la cronaca a tenere banco in questa apertura del telegiornale, perché sono proseguite per tutta la notte e per la giornata di oggi le ricerche di Simona Bimbi, che vedete nella immagine alle mie spalle. È una donna di 46 anni scomparsa da Forcoli in provincia di Pisa martedì 18 di agosto. Si cerca l'auto a bordo della quale la donna è fuggita da casa e si sono perse le sue tracce. Si tratta di una Hyundai 110 di colore bianco. Per il momento non ci sono però aggiornamenti e novità su appunto questa scomparsa, anche di questo vi daremo aggiornamenti. Adesso torniamo a occuparci del coronavirus. Avete sentito e visto i numeri, che sono abbastanza inquietanti, il più 79 in Toscana, un dato riconducibile in larga maggioranza a giovani anche di ritorno dalle vacanze all'estero e non solo. Intanto mancano 23 giorni all'inizio dell'anno scolastico. A Firenze sono stati consegnati i primi banchi in più richiesti dalle scuole, anche se le polemiche non mancano a livello nazionale e non solo. La scuola in Toscana ripartirà lunedì 14 settembre. Lo ribadisce la regione dopo la diffusione di voci sull'inizio il 15, che è il termine ultimo indicato dal governo, ma in Toscana la campanella suonerà il 14 al fine di garantire la didattica per l'intera settimana. Mancano dunque 23 giorni al ritorno in classe. Intanto a Firenze è cominciata ieri la consegna al comune degli 819 nuovi banchi richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado. I primi banchi ad essere recapitati sono quelli destinati alle classi che non hanno in corso i lavori di adeguamento avviati dal comune per garantire il distanziamento. Le prime consegne sono quindi partite ieri alle scuole secondarie di primo grado Guicciardini e Manzoni, che avevano richiesto entrambe 24 banchi tradizionali e 24 sedie, e proseguiranno anche nei prossimi giorni nelle altre scuole. In tutto sono stati richiesti al comune dalle scuole primarie e secondarie di primo grado fiorentine 549 banchi tradizionali, 250 banchi a trapezio, che servono per far mettere i ragazzi in cerchio mantenendo la distanza di un metro, e 20 postazioni smart, che verranno utilizzate in alcune aule dagli insegnanti al posto delle cattedre, in modo da occupare meno spazio. Il tutto per una spesa complessiva di circa 93.000 euro, finanziati con fondi PON. Ogni scuola può inoltre aver richiesto in autonomia altri banchi al Ministero oltre a quelli richiesti al Comune. In base alla tabella di marcia è prevista la consegna di tutti i nuovi arredi richiesti al Comune entro l'inizio dell'anno scolastico.
Restiamo a parlare di scuole in chiave Covid-19. Ascoltiamo le parole dell'assessore regionale Grieco, che conferma che non ci sarà nessun lunchbox nelle scuole toscane. Regione Toscana ha chiesto da subito che ci fosse un impegno rispetto alle mense scolastiche, un impegno a garantire le condizioni migliori per tutelare l'occupazione delle addette e degli addetti, ma soprattutto per garantire l'eccellenza del servizio che appunto nella nostra regione è riconosciuta da tutti. Nel piano di avvio delle attività scolastiche, diciamo, questa nostra richiesta era stata recepita, mentre il protocollo di sicurezza che era stato predisposto non era coerente e prevedeva quindi l'utilizzo di monoporzioni sigillate, che per noi, insomma, volevano dire veramente stravolgere il servizio, e quindi avevano messo tanto in apprensione sia i comuni che le famiglie. Quindi subito abbiamo chiesto che fosse modificata questa previsione e che il cosiddetto lunchbox venisse previsto solo come residuale. La nostra richiesta è stata accolta, di questo siamo molto contenti, non solo perché come dire, ribadisce una nostra impostazione di politica scolastica, ma proprio perché andrà questo a tutelare il servizio e a renderlo possibile e sostenibile. 400 euro, 280 se si paga entro 5 giorni. La tariffa è rimasta quella del lockdown, della multa che si rischia se non si indossa la mascherina anche all'aperto, obbligatoria dalle 18 alle 6 del mattino in tutti i luoghi le cui caratteristiche rendano più agevole il formarsi di assembramenti. L'attività delle forze dell'ordine è quella soprattutto di informazione e persuasione, ma non mancano le multe, come quelle comminate a 4 giovani fermati a Firenze dalla Polizia Municipale. E intanto a Prato, e ritorniamo a parlare in chiave scuola, asili nido e scuole materne comunali si preparano alla riapertura. Conto alla rovescia per la riapertura degli asili nidi prevista per il 9 di settembre e le scuole dell'infanzia, che riprenderanno l'attività educativa il 14 di settembre. La prossima settimana inizierà la sanificazione degli ambienti. Intanto è già pronto il piano pedagogico messo a punto dall'amministrazione comunale di Prato. Il gruppo in coordinamento pedagogico lo incontrerà i primi di settembre, i genitori a piccoli gruppi per far capire come dovremo cominciare, gli ingressi scaglionati, gli ingressi da più parti rispetto agli ingressi tradizionali, ma rimarranno i gruppi fissi, che sono le sezioni, sono piccoli gruppi, lo erano già prima, gli spazi ci consentono di ripartire con le attività dei piccoli. È necessario, ne abbiamo bisogno per i bambini, ne hanno bisogno le famiglie che lavorano. Oltre all'aspetto educativo, il Comune ha iniziato anche una serie di interventi negli edifici delle scuole statali con un progetto innovativo per la scuola media di Iolo. Leonetto Tintori, la scuola del media di Iolo, dove faremo due edifici completamente prefabbricati e in accordo con il dirigente scolastico ha scelto momentaneamente di utilizzare le aule che erano deputate all'aula di musica piuttosto che all'aula di informatica come classi. Per completare il quadro della ripartenza manca però un tassello fondamentale, il potenziamento dell'organico del personale ATA. Magari ci troviamo ad avere aule e bambini distanziati, ma a non avere il personale. È stata una giornata complicata sulla rete viaria della nostra regione, in particolare sulle autostrade, non solo per i rientri da sud verso nord, anche l'autosole è stata implicata con molte code e rallentamenti, ma anche per degli incidenti come quello che ci documentano le immagini dei vigili del fuoco, perché è stata chiusa l'autostrada 11 nel tratto successivo al casello di Prato Ovest in direzione di Pistoia a causa di un incendio di un camion
che trasportava fusti con sostanze oleose. L'allarme è scattato alle 7, l'arteria è stata riaperta intorno alle 9:15. Questo per quanto riguarda questa giornata, che sarà ancora complicata per le prossime ore perché il traffico è molto intenso. Adesso la politica, ma anche la cronaca insieme, perché vattene a casa tua, tornatene in Colombia, e poi allusioni e riferimenti sessuali. Oltre 200 commenti pieni di insulti sessisti sono apparsi sotto il video con cui Monica Patiño Gómez, 43 anni, avvocata italo-colombiana da 19 anni a Firenze, fra l'altro con un marito ed un figlio di 3 anni e mezzo, ha annunciato 3 giorni fa la sua candidatura al Consiglio regionale tra le file del Partito Democratico. Ero consapevole del clima, sapevo che sarebbe stato difficile, ma vivere queste cose in prima persona, ha detto la Gomez, fa tutto un altro effetto. Bene, questa era la notizia ancora che completa un po' il pacchetto di cronaca. Adesso parliamo di economia, ma sempre con riflessi relativi al coronavirus, perché in Versilia c'è un problema serio per i commercianti e non solo. Se alimentiamo la diffidenza, per i negozi diventerà di nuovo impossibile lavorare. L'appello viene dal presidente di Confcommercio Versilia, Piero Bertolani, che ai nostri microfoni si dice preoccupato per il nuovo clima di allarmismo, sostiene, che accompagna l'aumento del contagio nelle ultime settimane. Il nuovo provvedimento del governo, che impone anche l'obbligo della mascherina all'esterno, ma solo a partire dalle 18, crea confusione e instabilità, secondo Bertolani, ad un settore che sta attraversando una stagione anche più difficile del previsto. Nonostante agosto abbia registrato un afflusso notevole in Versilia, gli acquisti sono rimasti nella norma di una stagione che dalla riapertura ha registrato un calo rispetto allo scorso anno di circa il 30%. Ma il calo che c'è stato è aggravato dal fatto che le stesse aziende fornitrici sono spesso impedite nel consegnare la merce, perché lavorano in smart working, i magazzini sono ancora chiusi, hanno anche parecchi dipendenti in cassa integrazione, quindi c'è una difficoltà enorme nel reperire i prodotti da poter vendere. La cosa che manca appunto è la tranquillità, e poi non scordiamoci anche il potere di acquisto che ha ogni singolo italiano, che chiaramente per via di tutte le casse integrazioni che ci sono è diminuito drasticamente. Una nuova chiusura non possiamo permettercela, ribadisce Bertolani, quindi è necessario agire con metodo senza lasciarsi andare all'emotività. Io credo che la crescita dei contagi preoccupa tutti, indistintamente, perché se si dovesse ricascare in un lockdown, una chiusura totale delle attività dell'Italia, io non credo che ci si esca più. Già è difficile uscirci ora, però poi di fatto aiuti sostanziali alle attività sono stati in misura molto molto ridotta, che c'è grossa difficoltà a continuare nella vendita tradizionale, quindi quella dei negozi. E se dovesse di succedere un altro lockdown, io credo che l'Italia non so come se ne uscirà. Questa dunque è la situazione in Versilia. Invece ad Arezzo c'è una controtendenza, perché c'è un vero e proprio boom di turisti. Il centro storico di Arezzo da almeno 2 settimane è meta costante di turisti da ogni parte d'Italia e dall'estero, soprattutto Olanda, Belgio, Francia, Svizzera e Germania. Secondo le stime di Laura Lodone, responsabile del turismo di Confcommercio Toscana, i tassi di occupazione negli alberghi vanno dall'85 al 95% già dalla settimana di Ferragosto. Anna Lapini, presidente Confcommercio Toscana, ha dichiarato: la soddisfazione di commercianti e ristoratori è palpabile. Adesso non dobbiamo rimangiarci gli sforzi fatti. Molto importante la presenza serale nei locali dei turisti. Marcello Comanducci, presidente della Fondazione Arezzo in Tour, ha commentato: non si può più parlare di turismo mordi e fuggi. Ha premiato la promozione e la voglia di scoprire luoghi meno conosciuti rispetto alle grandi città. Torniamo a Firenze e parliamo di interventi importanti ai ponti Santa Trinita e Amerigo Vespucci.
Serve una maggiore sicurezza sul ponte Santa Trinità a Firenze. Così i tecnici della soprintendenza, in accordo con il comune, hanno posizionato dissuasori e cartelli di pericolo per impedire di scavalcare il parapetto e accedere alle pigne di uno dei ponti fiorentini che attraversano l'Arno. Quasi ogni giorno i ragazzi si ritrovano lì a discutere, ad ubriacarsi e a fotografare il panorama. Una cattiva abitudine che Palazzo Vecchio ha deciso di contrastare in modo più deciso. Fondo marrone, scritta bianca, adesso non ci sono più scuse. L'assessore ai lavori pubblici, Alessia Bettini, ha spiegato che i precedenti cartelli sono stati sostituiti per rendere il messaggio ancora più leggibile in italiano e in inglese. Questo dovrebbe portare ad evitare pericolosi bivacchi su quello che è considerato uno dei ponti più eleganti d'Europa. Per i residenti del centro storico fiorentino arrivano invece 70 parcheggi in più. Il nuovo progetto di viabilità è stato approvato dall'assessore Stefano Giorgetti, che annuncia anche lavori ad ottobre della durata di una settimana per il ponte Vespucci, realizzato dall'architetto Morandi, come quello crollato a Genova. Via i San Pietrini arriva l'asfalto che, dice l'amministrazione, è più sicuro. La riqualificazione ha già visto il consolidamento delle pile che risultavano scalzate dalle correnti erosive. Adesso tocca alle due carreggiate, che verranno chiuse una alla volta. Il progetto prevede anche il potenziamento dell'illuminazione. Per quanto riguarda i parcheggi, saranno messi a disposizione dei residenti del quartiere 1. I lavori sono affidati alla Global Service, che una volta terminati si occuperà di via Sant'Onofrio, una delle strade più dissestate di San Frediano e dove si sta discutendo con la soprintendenza del tipo di intervento da realizzare. Dopo la notizia del presunto omicidio nelle campagne alla periferia di Grosseto, che vi abbiamo dato in apertura, notizia della tarda serata, torniamo in Maremma e parliamo di un'iniziativa importante per la difesa dai predatori. Ci sono delle misure per gli allevatori. Carlo Sestini. La Maremma può diventare un modello per la tutela dei predatori, dell'habitat, ma anche degli allevatori. Questo è stato lanciato da Festambiente, dove si è chiesto anche interventi significativi in questo senso all'interno della nuova PAC. Ci sia la possibilità di avere delle misure che sostengano chiaramente gli allevatori per contrastare i fenomeni delle predazioni. E in questo modo si ricrea un equilibrio rispetto al quale l'allevatore viene tutelato e protetto, il predatore, qualora sia il lupo, viene comunque, rimane all'interno del suo habitat e si mantiene in equilibrio, dando e riconoscendo agli allevatori il forte ruolo che hanno di presidio territoriale. Maremma dunque che diventa modello attraverso l'utilizzo di una piattaforma che mette insieme i dati, perché poi sono quelli che misurano l'effettiva copertura di questo progetto volto proprio alla prevenzione. Un percorso importantissimo che è stato facilitato e supportato da professionisti, per cui dei mediatori, che hanno proprio stimolato i partecipanti a mettere in gioco le loro emozioni, i loro interessi, i loro valori, e insieme hanno deciso di produrre delle proposte che potessero contribuire a migliorare la situazione, che è difficile per gli allevatori, ma non si vuole neanche fare una guerra aperta al lupo. No? Allora abbiamo prodotto un piano di azioni che prevede una serie di interventi, ma per fare sistema, per renderlo un intervento integrato, c'è bisogno di un fortissimo supporto da parte delle istituzioni. Con l'utilizzo dei cani da guardiania si può riuscire a contenere gli attacchi dei predatori. Quali sono i dati che avete? C'è una riduzione del numero dei capi predati. In questi tre anni, oltre ad essere diminuito anche il numero degli attacchi che si hanno all'azienda. Questo non significa però che non ci siano dei costi. Non abbiamo la forza di sostenere ulteriormente questi costi. Qualcuno deve accollarsi queste spese. Si parla di circa il 30-40% in più. Con cane da guardiania ha dei costi che vanno dai 750 euro ai 1200 euro annuali. Calcolando che all'interno dell'associazione ci sono aziende anche che hanno 12 cani, fatevi il calcolo voi. C'è un flash di cronaca battuto dalle agenzie poco fa. Un bambino di 3 anni è stato trasportato d'urgenza al pediatrico Meyer di Firenze dopo che è caduto nella piscina della sua abitazione ad Altopascio, in provincia di Lucca. Il bambino è stato trasportato a Firenze con l'elisoccorso e versa in questo momento in gravi condizioni. Torniamo ancora nel capoluogo toscano, anzi ci restiamo e parliamo di ciclopiste.
Mobilità è fase 3 in arrivo a Firenze a settembre, ulteriori 17 km di corsie ciclabili. Si tratta dei percorsi riservati alle bici, realizzati con la sola segnaletica, come previsto dal decreto rilancio per l'emergenza Covid-19 e con i fondi PON Metro, rimodulati per implementare in modo significativo la mobilità ciclabile in vista della ripartenza autunnale delle attività, comprese quelle scolastiche. La segnaletica orizzontale e verticale sarà realizzata nell'ambito del Global Service nel mese di settembre. I progetti sono stati approvati in giunta comunale su proposta dell'assessore alla mobilità. Le corsie, secondo quanto reso noto da Palazzo Vecchio, saranno realizzate sul lato destro della carreggiata a fianco del marciapiede, nello stesso senso di marcia dei veicoli. In caso di strade a doppio senso, quindi, le corsie saranno due, una per semicarreggiata. I circa 17 km saranno realizzati a settembre, in particolare nelle zone di San Jacopino, Piazza Puccini e Gavinana Viale Europa, e nel quadrante Porta Romana, Piazza Gaddi, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Paolo Uccello. Ma non mancano corsie lungo viabilità importanti come quella su Viale Volta. Tutti gli aggiornamenti sul canale Telegram Muoversi nella città metropolitana di Firenze. La musica adesso, domani ultimo appuntamento per il Monterchi Festival. Siamo in provincia di Arezzo, protagonista la musica di Fabrizio De André. Sabato 22 agosto in piazza Umberto I a Monterchi, ultimo appuntamento con il Monterchi Festival. Salirà sul palco il gruppo De André e la filosofia, composto da musicisti e docenti. Il cantautore genovese verrà interpretato dal bravissimo Alessandro Ristori, sostenuto spesso dalla cantante Melania Matti, al violino Lorenzo Rossi, al violoncello Elisa Pieschi e al pianoforte in narrazione filosofica il professor dell'Università di Siena, Simone Zacchini. Lo spettacolo non sarà infatti una semplice riproduzione delle canzoni di De André, ma anche una guida attraverso il meraviglioso mondo femminile descritto nei suoi testi, e comincerà con la figura di Maria, in onore del dipinto della Madonna del Parto, per viaggiare intorno a Marinella, Bocca di Rosa e tutte le donne appartenenti al mondo del cantautore. Il concerto è ad ingresso libero alle 21:15. Si è svolta ieri sera la cerimonia di premiazione a Forte dei Marmi, alla capannina, della tradizionale kermesse a tavola sulla spiaggia. È stato il crostino con caponatina e trigliata marinata di Elena Beconi a vincere lo Scolapasta d'oro alla 28ª edizione di A tavola sulla spiaggia, la tradizionale kermesse enogastronomica che si è svolta ieri sera al Forte dei Marmi, all'interno della capannina. Un'edizione a porte chiuse per rispettare le misure anti-Covid. Ce l'abbiamo fatta, dice Gianni Mercatali, che da 28 anni organizza questa manifestazione, a non interrompere quella che ormai è diventata una golosa tradizione sulle sabbie nobili del Forte. La storia in Versilia è qualcosa di sacro e di prezioso, perché la Versilia è tradizione, e voglio dire che anche quest'anno, nonostante Covid-19, stessa spiaggia, stesso mare. Il senso è quello di riscoprire, grazie alle mani di chef esperti, gli ingredienti che abbiamo nel frigorifero e trasformarli in cibi da spiaggia. Tutti vogliono far vedere qualche cosa di concreto. Tutti i cibi si possono portare sulla spiaggia, avendo dei barattoli. Bene, noi ci fermiamo qua, grazie di essere stati con noi, ai prossimi appuntamenti con l'informazione su Toscana TV.